Ciao ragazzi, qui per Normal Comics. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, panini top class, siamo i primi credo su YouTube Italia, molto probabilmente tra i sì. primissimi a portarvi questa nuova collezione, uscita per ora mi sembra soltanto sul sito panini.it. Non abbiamo ancora controllato in edicola perché noi l'abbiamo presa direttamente sul sito. È la nuova collezione che un po' va a riprendere il tema delle FIFA 365, quindi le migliori squadre di tutto il mondo, fondamentalmente. Sono 24 bustine, 24 euro, quindi un'ora a bustina. Sì, Il sono look curioso è di vedere questo. il ritaglio. Il look è questo qua. Molto simpatico, mi piace questo Potete verde. vedere dai vari linguaggi che comunque è una collezione internazionale che è uscita in anteprima, sia in questa versione, sia in versione sticker in Germania. Beh, Tanto il nostro particolare. amico Pax United l'aveva portata tipo 2 settimane fa. Sì. Il sigillo lo faccio aprire ad Alessia. Beh, lei mi raccomando, appena tagliate il top player, ne sono sicuro. No. Ok. Chissà che in realtà c'è. Non Sul so se si retro le spoil su ciò. scopriamo. Ok. Voilà. Look Belle, belle. verticale. Allora, Però. solita. Poi da rovesciata vola. Quella! Ragazzi, il box ovviamente si trova sul sito Panini, lì potete avere tutte le informazioni. Allora, andiamoci a vedere subito le rarità. Bustina sempre ovviamente in carta che ricorda un po' la plastica. Allora. Abbiamo 172 core, 144 teammates, 28 team colors Ok. e poi 179 special cards, Wow. di cui la Pride una su due pacchetti, line up una su due, top una su due, hero una su sei, 9 rare, di 8 cui firmate. 8 signatures, una su 16 e un invincibile, una su 55. Beh, non facile. Mamma mia. Ma le C'è signatures sarebbero molta varietà. firmate? Sì, sono firmate. Wow. Collezione Quindi tanta roba. puntiamo ovviamente alla card invincibile e alle signature soprattutto. Abbiamo due artwork, uno con Gravenberg, Foden, credo sia Burak Yılmaz, potrebbe Può essere. darsi. Comunque ha vinto il campionato con Lille, me lo ricordo. Benzema, non ricordo però il nome, poi Jadon Sancho. Frankie De Jong ed Ingeco e Bellingham, quindi tutto a posto, una, devo dire, collezione che mi Sì, casa. sì. Apriremo 6 pacchetti, raga, ce la vogliamo godere piano piano. Sì. Facciamo un po' di ordine prima, scegliamoci i nostri due, io mi scelgo Io questi. questi. Ovviamente durante il video apriremo anche un po' di Premier, perché abbiamo un box intero, Ale, fallo vedere. Abbiamo ancora un bel po' di pacchetti da Sì, spacchettare. ragazzi. E vogliamo anche portare forse a termine questa collezione, perché effettivamente siamo a buon punto, visto. Avendo 100 pacchetti, io penso che il set, almeno uno, si finisce. Sì. Sì. Qui il mazzetto da parte e ragazzi, posso partire io? Vai, dai. Vai, vai. Scopriamo questa Tu collezione. sono, diciamo, settimane che ci parli di questa collezione, eri più gasato quando è uscita, quindi a te l'onore. Era spoilerata un po' sui Che social. belle. Figa, ragazzi. Allora, Panini TC. Numero card 166, valori. Si potrebbe anche fare la partita con queste, regà. Sì. Allora, Confrontino ci sta. confronto sono completamente diverse. Diverse in tutto e Sì, per cambia tutto. il look Il nome totalmente. lo leggo benissimo, anche senza Sì. occhiali. Ha Sì. lo stile molto più minimal, Sì. molto più pulito. Ci Mi sta. piace, mi piace. Allora, devo dire la verità, però non capisco se questo. Ok, questo è l'overall, ovviamente, quindi il Sì. totale dei Sì. valori. Questo è il numero della carta. Nome, Ruolo, scudetto. c'è tutto. Qui ti dice che è un core, un team colors. La Ti dice ovviamente squadra. il ruolo. Ti dice ovviamente il rigore. Ok, prima card non male. Tra l'altro Simpatico. vedo un fogliettino, no? Vabbè. Proseguiamo con. Allora, Joel Matip, abbiamo Leon Goretzka. Bello Goretzka. Abbiamo Timo Werner. Ragazzi, ma il fattissimo del colore della squadra è Tra l'altro bellissimo. non hanno il codice per attivare online questa. Non c'è un gioco online, quindi? Ruvida. La Si è sento trovata la carta particolare. invincibile? Oh, questa cos'è? Top midfielder, raga, andate voi con le rarità. Raga, top line penso sia, una di quelle. Curtis Jones, Top, top, una uno in in due 12, pacchetti. in due pacchetti, sì, in due. Due. Real Madrid, line Eccole le line-up. up. Queste, fra, Line-up ricordano un sempre uno in due. sacco, devo dire, un po' quelle là, appunto, dell'Euro 2016. Strana però, penso sia componibile forse. Sì, penso sia Sarà all'intera tutta la line-up, squadra. sì, figata. Quindi nell'album probabilmente cioè, andranno messe in fila in ordine Logo. particolare, sarà Raga, bellissimo. sentite al tatto sto logo quanto è figo. Oh, Madò, bello. bellissimo. Figata. Come Ok, lo qualità adoro. delle carte, Tanta direi roba, molto tanta High roba. level ragazzi, vado io. Dai, Vai, vai. proseguiamo. Vado io. Raga, già vedi i commenti, 4 minuti nella bustina. Raga, la nuova collezione, la È il primo nuova video sulla collezione, nuova collezione. Attenzione, ho già visto anch'io una va lineup, mi sa. sempre analizzata la collezione, confrontata con le Noi diamo sempre un giro e c'è Dani Bellissimo, Alves al bellissimo. Barcellona. Tanta roba. Bellissimo. Poi lui è James, va bene, del Chelsea. Attenzione, No! Sabitzer! Ragazzi, seguite la carriera, seguitela, solo questo. Va benissimo, con quel Juve, baffetto. vedo Attenzione, Juve, De Ligt! sì. 84 Ragazzi, di io ho fatto dei difesa. bei valori più o meno, dai, equilibrato. Ma che ha in faccia, fra? Non sembra la sua faccia. No, beh, ha avuto forse mentre corriva, stava O qui ci respirando. sono due, ok, due o tre rare, vabbè, a seconda di quanto il pacchetto sia Sì, buono. io ne ho due. Io Attenzione, una è ne ho ruvida. due. Ok,
Vado con quella non ruvida. Ed è, signori, il Manchester City. Sì, la parte centrale è molto bella. Bernardo Silva, Rodri. E questa ruvida Cassino. Probabilmente sarà uno scudetto, qualcosa di simile. E invece no! Pride. Una Pride. Penso una su due sempre. Sì, ma alla fine sono una su due le Pride, le line up e le top. Poi sono Hero 1 su 6 e poi direttamente le signature. Bello, ragazzi. Selic del Lille, molto molto bella. Rarità poco variata, ma secondo me interessante. Mi piace come è fatta. Comunque sì, è figo che cambia un po' la grafica. Cioè, sì, è tutto attraverso, è bellissimo. E riprenda collezioni appunto vecchie, tipo quella lì. Comunque devo dire, Barella. Anche per... Madonna, bello Barellone. Bello. In controllo l'altro gruppo scarsino. Infatti. Mi ricorda anche per quanto riguarda la qualità della carta, quell'Euro 2016. Sì, sì, vero, sì, vero. Anche per l'essere un po' più flessibile. Sono tornati un po' quello stile lì e ci piace. Incredibile, ce lo siamo chiamati praticamente, raga. Comunque ho notato solo adesso che qui c'è il logo della squadra? Della collezione. Ah, della collezione? Sì, questo, figo. Questo bello, bello. Molto figo. Hai ragione, in tutte le card. Poi... Diogo Jota. Jota, ok. Oh, ben tempo. Già se n'è andato, bene, ottimo. Kimpembe. Kimpembe. È un po' fastidioso il nome, sì, nome in verticale. Così, per leggere è un po' più difficile. È difficile da leggere. Però è grande. Quante rare? Allora, due rare. Vediamo un po'. Questa qui avevo intervistato che era un line-up sempre. Infatti, oh, che la Juve! Bella, bella, bella. Abbiamo Chiesa, Locatelli. Ah, tanta Bentancur. Ma sempre la parte centrale, becchiamo. Sì. Sì. E poi l'altra rara. Vediamo un po'. Dai. Che cos'è? Oh, un'altra. Ancora una volta una Pride. Blind. Blind. Vabbè, bene, dai, sempre male, dai. Una ogni due. Noi penso. Cerchiamo qualcuno di importante qui, potremmo beccare qualcuno veramente potenziale. C'è tutto. Cioè, c'è Messi al PSG probabilmente, c'è Ronaldo qua. Ma dai, ragazzi. Lindelof. Questo è un bel pacchetto. Kobel, Fabinho. Poi le due rare abbiamo. L'altra volta. Oh, di nuovo in mezzo, internazionale. Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu. E poi il logo, bello. Bello, bello. Bello. Mi piace molto la ruvidità del logo, molto molto figo. Comunque sì, non si gioca online con questa. Vabbè, vabbè, ci sta sinceramente. Però ci possiamo giocare dal vivo. Ci possiamo giocare noi, infatti lo faremo, raga. Vado io. Devo capire se questa cosa del fatto che le sento più plastiche, cioè più flessibili, no, se no, la mia impressione. Vero. Quindi cambia anche un po' il materiale. Forse può darsi che per le collezioni internazionali hanno questa scelta. Sì, a voglia, a voglia. Mi sembra di sì. Ma ci può stare. Io ho trovato invece il signor Karim Benzema, colui che ribalta le partite di Champions. Karim the Dream, mamma mia. Mamma mia. Spettacolare quella partita. Pazzesca. Poi abbiamo Gimenez. Oh, ragazzi, Llorente. Szczęsny, molto bene per questo. 85 buono. È andato, non male, per essere una carta internazionale. Signori, due rare. Niente ruvidità, vado io. Attenzione, l'inizio! Inizio del Borussia, che ti ha più 3 effettivamente nel gioco, quindi molto simpatica. E l'altra che è... Szczęsny ancora! Facciamo il confronto a sto punto. Questo è top... ragazzi, top un attimo... Defender. Top Defender, ci sta. Molto bello, ti ha pure il minutaggio che ha giocato, molto molto interessante come card. Mi top una su due. Regà, no, l'unica cosa, volevo aprire un attimo il pacchetto della premia, l'abbiamo promesso. Eh sì, dai. Se no poi... Che diciamo le bugie. E allora andiamo con il pacchetto Premier. Aspiliqueta. Bello. Mi sa che ci manca Adams Elite. Poi Rodan. Prend Leno. Oh. Tacklers. E basta. Molto pacchettino carino. Onesto. Ultimo pacchetto di apertura delle top class. Ci sono comunque i presupposti per fare veramente una bella raccolta. Allora abbiamo tre rare. Poi Greenwood. Vai in album. Tre Vai rare in... tanta roba. E poi il giovane Zar. Dai, trovami. Allora, la bomba, tre la bomba. Rare. Avevo intravisto la card invincibile. No, invece no, avevo visto male. Timber. Top. Timber. Vabbè, sempre top Defender. Defender. Là. Poi la parte finale. La stiamo parte già completando. Bene, bene. Il logo della Juve. Juve. Bene, bene. Devo dire, la Juve sta uscendo parecchio. Regà, primo video top class. Niente male. Collezione che stuzzica parecchio. Restano ovviamente un'altra bordata di pacchetti allucinante, quindi vogliamo tutto il vostro supporto qua con like. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Beh, da parlare al comics è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!